C'è a Trieste una via dove mi specchio nei lunghi giorni di chiusa tristezza. Si chiama Via del Lazzaretto Vecchio. Non sono ancora sicuro che effettivamente gli italiani abbiano valutato la grandezza di Saba, abbiano capito, come certi stranieri, che è tra i più grandi poeti mondiali del Novecento. Tra case come ospizi antiche e uguali, ha una nota, una sola, d'allegrezza, il mare in fondo alle sue laterali. La sua poesia è una poesia che apparentemente cantabile e armoniosa, invece è una poesia piena di inquietudine, e di un'inquietudine che frutta una conoscenza molto maggiore di se stesso. Insomma, bisognerebbe fare i conti di più con se stessi dopo aver letto Saba. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva. Sembra che sia venuto qua un personaggio dicendogli: senti, sembra che Mussolini, che stava arrivando, il te vuol vedere. E la risposta, che è proprio tipica di Saba, è stata: se il vuol, mi son qua. Trieste si è sempre lontani da qualcosa, ha detto qualcuno. E certo è una città dove gli esuli, i senza patria e i diversi sono stati sempre di casa, accolti, ma con tutta la nostalgia dei loro mondi. E dove anche chi è di casa può essere esule da qualcosa. Forse per quel trovarsi ai confini e anche oltre, magica enclave isolata tra spazio e tempo. Davanti a noi Duino, con le sue scogliere e il castello, di cui parla Rainer Maria Rilke. Alle mie spalle invece Trieste e laggiù il mondo slavo. Un mondo che oggi possiamo immaginare così, vedendolo da questo osservatorio fantastico. Una lunga striscia di terra, sospesa tra due vuoti, quello del mare, quello delle montagne carsiche, alle spalle di Trieste, quindi sospesa in un grande vuoto. Ma è importante capire che all'epoca di Saba non era esattamente così. Era un mondo dietro il quale c'era tutto un impero. Quindi Trieste era lo sbocco sul mare di questo grande impero asburgico. Ed era la città in cui tante nazionalità si sintetizzavano, si componevano, si mescolavano, a rendere il tutto più interessante la dimensione ebraica dalla quale lui proviene. Un mondo così composito che ha trovato in quell'epoca tanti scrittori, tanti poeti, tanti artisti. In Saba un narratore in particolare della triestinità, una sigla che è interessante affrontare, che è interessante analizzare, è quello che cerchiamo di fare oggi. Trieste è una città che ha una lunga storia, naturalmente, ma la città moderna è quella che nasce agli inizi del Settecento, nel 1719, con la determinazione, con la scelta che viene fatta di Trieste come porto di un interland molto più vasto che era l'impero austriaco, l'impero asburgico. E naturalmente non possiamo non pensare al fatto che Trieste, quando nasce come città moderna, diciamo in qualche modo per decreto, ecco, per scelta, è ancora una cittadina o una località che ha 5.000-5.600 abitanti e che raggiungerà poi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale i 240.000 abitanti. Tutti gli apporti che ci sono stati, naturalmente dall'Italia, dai paesi del Levante, dal Nord Europa, dall'Est europeo, insomma, la caratteristica della città che forse era quella che da cui Saba certamente era attratto, perché ci sono delle bellissime pagine dove parla di come, svoltato l'angolo, si poteva trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che si era potuto vedere pochi metri prima. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore.
Qui ci troviamo di fronte a un paesaggio molto vasto, molto ampio. Sotto c'è il mare, ci sono i moli, c'è il porto. C'è un confine in fondo, perché i moli e il porto sono il confine tra la terra e una via che poi porta in altri posti, in altri continenti, anche molto lontano. Certamente questo paesaggio seduceva Saba. La cosa importante è che anche quando non cita espressamente il fondale, in realtà la scena è quasi sempre Trieste, o anche quando si trova lontano da Trieste, implicitamente Trieste in qualche modo è presente. Ho attraversato tutta la città. Poi ho salito un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste è qualcosa di più vasto, qualcosa di più ampio, diventa nella sua poesia veramente un personaggio. La storia di Trieste è la storia di un personaggio in crescita, come di una figura che in qualche modo occupa il suo orizzonte, è sempre in rapporto a particolari stati d'animo, di felicità, di malinconia, di dolore, di ricordo, di memoria, di esultanza in certi momenti, ma anche di cupa tragedia. Trieste è una città anche in cui il cielo cambia in continuazione, in cui l'aria ferma può essere sostituita in poco tempo dalla bora e dal vento, e quindi tutto questo rappresenta, può rappresentare anche un modo in cui noi viviamo i nostri stati d'animo e le nostre particolari emozioni. Un organismo in crescita, anche con la sofferenza che la crescita implica. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. Quando un poeta è un poeta, riesce a fare del suo picchio un mondo. Saba fa di Trieste il mondo intero. Trieste è già una città con un mare, con sole, con allegria, con campagne vicine, con una folla di giovani donne, di pezzenti, di ricchi, le navi nel porto che aspettano, eccetera, eccetera. È un mondo. La visione di Saba, nonostante nasca anche dal dolore, è una visione aperta della vita, nel senso che Trieste è una città di aperture, di viaggi, di persone che partono e di persone che arrivano, un luogo di commerci, un luogo di scambi di culture. Trieste è una città in collina, quindi questi movimenti sono perfettamente ovvi. Con il mare, per esempio, c'è una delle ultime raccolte mediterranee, dove lui si paragona a Ulisse, evidentemente un Ulisse moderno che non tende a Itaca, ma tende invece a tenere il mare aperto, pur se sempre con sullo sfondo le luci del porto. La sfida per conoscere se stesso, ed è una sfida che svela dolore, non pacifica, non tranquillizza, è una sfida che sanguina. Quante rose per nascondere un abisso, dice in una poesia memorabile. Mare, vento, il vento che porta su, che dà leggerezza, che a un certo punto diventa simbolo della figura paterna, una figura leggera che vola, aerea, contrapposta a quella materna invece legata alla terra, no? Alla pesantezza, al dovere. Non trova il primo mio vagito alcuna grazia, un sorriso della madre mia, e deserta di padre era la cuna. Come tutti sanno, Saba è nato da madre ebrea e quindi questa nascita lo ha consegnato immediatamente per diritto dentro una cultura e una tradizione religiosa che è quella ebraica, ma è nato da un padre cattolico che conobbe soltanto a 20 anni. Il padre aveva sposato la madre Rachele perché era in qualche modo attratto dalla sua dote, ma appena sposato è fuggito, è scappato, lasciando questa donna incinta che sentì la presenza e l'arrivo di questo bambino come un peso, e la cosa grave è che non l'ha mai nascosto al figlio.
A Trieste, ove son tristezze molte e bellezze di cielo e di contrada, c'è un'erta che si chiama Via del Monte. Siamo in Via del Monte, una delle vie di cui si parla nella famosa poesia intitolata Tre vie di Saba, una poesia che fa parte di Trieste e una donna, che è uno dei capitoli centrali del canzoniere. Via del Monte è la via dove in qualche modo c'è la memoria della famiglia di Saba, ma è anche la via dove la balia, una figura importante della vita di Saba, viene ad abitare, la famosa Peppa Gabrovic. La Via del Monte quindi era tutte queste cose, era un ricordo che riguardava la famiglia e contemporaneamente riguardava anche la seconda madre di Saba, la madre di Gioia, la balia, a cui sono dedicate varie liriche, si ricordi la casa della mia nutrice. Al seno approdo di colei che Berto ancora mi chiama, al primo, all'amoroso seno, ai verdi paradisi dell'infanzia. La madre lavorava e lasciava il figlio da una balia, la cosiddetta Peppa, la famosa Peppa, che lui amava moltissimo, proprio perché la nutrice era una donna allegra, aveva una famiglia, un marito che lo faceva giocare con i merli, con degli animali, e anche gli animali torneranno successivamente molto spesso nella poesia di Saba. Quindi il piccolo fin dall'inizio sentiva, avvertiva sulla propria pelle la differenza tra le due donne, tra le due madri, avvertiva una specie di gioia nei confronti di chi era di fede e di religione cattolica. La balia lo portava nella chiesa vicino a casa, suscitando le gelosie della madre. Quando scoppiò un'epidemia e Saba dovette essere portato fuori di Trieste, ci fu la separazione dalla balia e questo fu il trauma che segnò per sempre la poesia di Saba, cui attribuì la colpa alla madre che lo ha strappato dalla balia. Insonne mi levo all'alba. Che farà la mia vecchia nutrice? Come vive, se vive? Se il personaggio della nutrice è presente in tutta la poesia di Saba, ricomparirà con maggiore forza ancora dopo la cura psicanalitica, dopo, durante la cura psicanalitica. Questa Peppa che viene rappresentata anche nel piccolo Berto, che è la grande raccolta in cui si parla anche del rapporto tra Saba e la psicanalisi, e che poi nella vita, anche dal punto di vista biografico, ridiventa un personaggio consueto nella vita di Saba, che Saba ricomincerà a frequentare andandolo a trovare periodicamente, cioè recuperandolo come personaggio anche materiale della propria esistenza. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, semena l'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Questa via può evocare anche un altro dei grandi temi della poesia di Saba, quella dell'erta che si sale per poter raggiungere un punto dove potersi appartare rispetto al resto della vita, una specie di cantuccio, un luogo dove si può contemporaneamente godere la vista della città popolosa e contemporaneamente anche un luogo dove poter essere da soli, appunto conservare la propria identità, che è poi uno dei grandi temi della poesia di Saba, questo della conservazione della propria identità, della necessità, del bisogno di solitudine, ma nello stesso tempo il bisogno di vivere assieme e in mezzo agli altri. È la condizione del poeta, ma direi la condizione dell'uomo, è solo ed è insieme agli altri, vuol stare con gli altri e nello stesso tempo si ritrova col suo destino, col suo corpo, con quello che gli capita ogni giorno, con i suoi dolori privati, con la sua paura di morire e nello stesso tempo fa i conti con il resto del mondo. Via del Monte è la via dei santi affetti, ma la via della gioia e dell'amore è sempre via Domenico Rossetti. Saba aveva
carattere terribile, orrendo, era un uomo veramente difficile. Ecco, ma questa donna evidentemente ha saputo comprenderlo, ha saputo amarlo a suo modo. Questa verde contrada suburbana, che perde di per dì del suo colore, che è sempre più città, meno campagna. Ed amai nuovamente, e fu di lina dal rosso scialle il più della mia vita. Immaginiamo di vedere affacciarsi da una finestra di questo stabile una ragazza che annaffia un vaso.